Buongiorno a tutti e benvenuti a questa puntata di Chiacchierare. Parleremo oggi della pseudo-ostruzione intestinale cronica pediatrica e ne parleremo con la presidente dell'Associazione Poiché Dintorni, Ornella Spada, e con due membri del comitato scientifico dell'Associazione, il professor Giovanni Federici e la dottoressa Simona Faraci, pediatria gastroenterologo endoscopista la seconda, chirurgo pediatra di chirurgia digestiva il primo. Prima però di passare a vedere in pratica di cosa stiamo parlando oggi, mi fa piacere presentarvi il video che l'associazione ha realizzato proprio per sensibilizzare e diffondere una conoscenza più approfondita su questa patologia che è rara, invalidante e colpisce i bambini. Lara, è l'ora del mascara. Lara, il mascara. Lara, il mascara. Mascara è la parola che Lara e la sua famiglia hanno scelto di usare al posto di termini tecnici, freddi e pesanti, relativi alle procedure quotidiane a cui lei è costretta. Perché Lara è affetta dalla POIC, la pseudo-occlusione intestinale cronica. Attacco stacco parenterale, attacco stacco enterale, cateterismi intermittenti, svuotare sacchetto, cambiare sacchetto. Mia figlia Lara, sin dalla nascita, è affetta da POIC. La POIC è una grave malattia invalidante dell'apparato digerente che non le permette di nutrirsi, come facciamo tutti noi. Per potersi nutrire e quindi anche per poter crescere, Lara ha bisogno di presidi sul pancino e quindi di un'alimentazione artificiale. La POIC è una malattia rara, dolorosa e fatta di innumerevoli ricoveri, che stravolge la vita di tutta una famiglia, costringendo chi ne soffre ad un quotidiano interrotto da interventi senza fine. È anche, diciamo, tra le malattie invisibili. Ma io vi assicuro, basta alzare una maglietta di uno dei bambini malati POIC e capirete che cosa significa. Svuotamenti gastrici, svuotamenti intestinali. Problemi di alimentazione, venting e somministrazione farmaci. Gestione quotidiana che spetta molto al genitore, nella cura, nell'attenzione, nel dover bilanciare l'alimentazione in equilibrio con tutto quello che poi viene espulso dal corpo. Anche questo non naturalmente, ma sempre artificialmente. Parliamo di terapie che aiutano la gestione nel quotidiano, nel giorno dopo giorno, per poter andare avanti, ma purtroppo ad oggi non esiste una cura. Lara, il mascara. Tu vieni con me. Tu puoi dare una mano. Aiuta la ricerca. Dona ora. Meglio prima che poi. Grazie quindi a questo video che ci ha fatto capire meglio di cosa stiamo parlando. Io passerei subito la parola al professor Federici perché ci dica ancora meglio in che cosa consiste e quali sono le difficoltà a cui vanno incontro i bambini colpiti da questa patologia. Grazie dell'invito e di questa opportunità. In realtà il video che abbiamo appena visto è fatto in maniera appassionata da una fantastica mamma e da una incredibile bambina, dà proprio l'idea di che cosa succede nella pseudo-ostruzione intestinale cronica e quali sono le problematiche. Per capire che cos'è la pseudo-ostruzione intestinale cronica e non essere troppo tecnici, bisogna pensare al fatto che il messaggio che normalmente deve arrivare attraverso i nostri sistemi, i fili che conducono l'elettricità del nostro sistema nervoso, nella pseudo-ostruzione intestinale
si interrompe. Quindi, purtroppo non solo l'apparato intestinale, come la signora Nella sarà spiegato bene nel suo video, ma anche l'urinario ha questi problemi di difficoltà di trasmissione che poi si concretizzano in una importante difficoltà di movimento. Quindi il movimento intestinale non avviene naturalmente come avviene in tutti i bambini e in tutti gli intestini normali, ma si concretizza quella che si chiama la pseudoostruzione. Cioè non c'è una causa meccanica di mancanza di progressione all'interno dell'intestino, ma c'è una causa neurologica, di difficoltà di trasmissione neurologica, ma che quindi non può essere rimossa chirurgicamente, come nel caso dell'occlusione intestinale. Ecco perché è una pseudoostruzione. La stessa cosa avviene nella vescica. E quindi che cosa succede? In realtà questo schema dà un po' l'idea di che cosa succede e corrisponde esattamente alle parole che ha detto la presidente della POIC. Se si alza una maglietta sulla pancia di un bambino con POIC, si capisce quello che è successo. Che cosa è successo in realtà? Che in vari punti del percorso che l'intestino fa dalla bocca fino all'ano, il bambino con una pseudoostruzione intestinale cronica, quindi un bambino affetto da POIC, ha bisogno di essere aiutato. Quindi ha bisogno di essere aiutato a livello dello stomaco, quando lo stomaco è troppo pieno va svuotato, va messo in una specie di compensazione, ha bisogno di essere aiutato più avanti nel digiuno e nell'ilio, perché qui il progresso del controllo intestinale si ferma e qui ha bisogno di essere aiutato, svuotato o spinto in avanti. La stessa cosa succede a livello del colon, cioè dell'ultima parte dell'intestino, e quindi che succede? Che il chirurgo, nella fattispecie, dottor Dall'Oglio ed io siamo stati quelli che principalmente abbiamo avuto occasione di sull'area creare questi gastrostomia, digerostomia, idostomia e colostomia, che in realtà si chiamano in generale stomie derivative o stomie nutrizionali. E nel caso di Lara servono sia per la nutrizione sia per derivare il controllo intestinale. Nella pseudoostruzione intestinale cronica manca anche, prima che la signora Ornella mi sgridi, la ileus della stomia vescicale, in quanto hanno bisogno di svuotare o col cateterismo o con una cistostomia cosiddetta, cioè una stomia sulla vescica, anche il contenuto dell'apparato urinario. Non vorrei essere ancora tecnico e spero di aver dato un quadro abbastanza chiaro. Forse la dottoressa Faraci vuole aggiungere qualcosa. No, anzi, ha ripercorso, diciamo, quelle che sono le criticità. Appunto, è una patologia che riguarda prevalentemente la motilità dell'intestino e quindi è lì che bisogna agire. Quindi il trattamento di queste patologie mira a sopperire quello che da soli i pazienti non riescono a fare e che quindi vanno aiutati ad effettuare. In questo, specialmente in età pediatrica, le mamme sono diventate molto brave, anche più brave, diciamo, delle infermiere, perché si prendono cura totalmente del piccolo paziente e quindi riescono a sopperire un'attività intestinale che purtroppo è immobile e assente. Grazie mille per questa spiegazione così dettagliata e anche molto comprensibile a chi come me non è un addetto ai lavori. Ornella, una domanda per te. L'associazione POIC, perché è un'associazione? Come siete arrivati a definire questo percorso all'interno della vostra famiglia? Allora, diciamo che l'associazione è un'idea che abbiamo sempre avuto, diciamo, nella nostra testa. Però ci è voluto del tempo per accettare tutto quello che stava succedendo alla nostra figlia. Una volta che, grazie ai dottori, abbiamo metabolizzato, abbiamo capito come affrontare e abbiamo ripercorso tutta la storia che ci ha riguardato direttamente,
Abbiamo pensato che era arrivato il momento per condividere il nostro il raggiungimento, il nostro obiettivo, ovvero di riuscire in qualche modo a gestire a casa, che è molto complessa la gestione domestica, questa patologia, di mettere a fattor comune e di raggiungere altre famiglie. Non solo per condividere con loro quelli che sono stati i nostri obiettivi raggiunti nella gestione della patologia a casa, ma anche per imparare dalle famiglie, perché diciamo un passo che posso fare io potrebbe essere un passo che non ha fatto un'altra famiglia e viceversa, e quindi creare un network con le famiglie in questa patologia che è così rara, cronica e purtroppo complessa, perché non ci dimentichiamo questa parola che è stata ben illustrata dal dottore Federici e la dottoressa Paraci. A questo che cosa si aggiunge? La volontà di iniziare comunque a fare un percorso verso una ricerca, perché come è stato già ribadito anche in questa sede, ma io lo dico sempre, è una patologia da gestire purtroppo, ma per cui non c'è una cura. E allora perché non con l'unione, con la forza, con la condivisione, con l'aumento della consapevolezza verso la comunità, sia all'interno di POIC, sia all'esterno di POIC, perché non spingere verso la ricerca? Quindi l'associazione perché è nata? Per i due motivi. Facciamo gruppo, facciamo network, sosteniamoci a vicenda. E io questo devo ringraziare il dottore Federici, che mi ha sempre, diciamo, messo il lanternino davanti, che io ho seguito e poi finalmente mi sono decisa di accendere un po' di più. E quindi condividiamo e spingiamo un po' verso la ricerca. Cerchiamo di percorrere due strade e arrivare a un qualcosa per, se non dico per trovare una soluzione, ma almeno per migliorare. Perché sicuramente è una cosa che io ci tengo, ed è un messaggio che deve arrivare alle famiglie anche che si stanno adesso approcciando a questa patologia. Questi presidi che vengono impiantati sul pancino sono molto scioccanti. Bisogna cercare di capire come gestirli, ma anche come accettarli. Però dobbiamo capire noi genitori per prima e poi il pazientino che sono la soluzione dell'ora e adesso, e quindi accettarli, perché senza questi presidi, senza una scelta accurata di dove impiantarli, dove posizionarli, purtroppo il bambino non ha possibilità di andare avanti. Quindi non bisogna vederli come un aggravio sulla patologia. Oddio, mi hanno fatto anche l'astomia, oddio, ce n'ho un'altra, purtroppo mi prospettano un'altra astomia. Non deve essere così, ok, certo, c'è lo scotto, ma è una soluzione. Quindi oggi dobbiamo accettarli, ma dobbiamo allo stesso tempo combattere affinché queste soluzioni vanno nel dimenticatoio e ne troviamo qualcuna meno scioccante. Perché l'unico termine è questo, io capisco le mamme che adesso si trovano a dover gestire per la prima volta questi presidi. E la patologia è così come è difficile, credo, per i medici fare una valutazione su ogni bambino, perché poi la caratteristica di questa patologia è che non ha uno standard, ci sono, correggetemi se sbaglio, c'è chi ce l'ha un po' più grave, un po' più lieve, insomma, quindi anche il medico deve avere una grande capacità, una grande esperienza nel saper complessivamente valutare a che livello di POIC ci si trova, però insomma è da gestire molto a casa. Quindi c'è una prima difficoltà clinico-chirurgica, ma poi c'è una gestione a casa domestica quotidiana H24, perché meccanicamente, artificialmente, grazie a questi presidi, si deve sostituire tutta una funzionalità che chi non ha questi problemi fa automaticamente nelle 24 ore senza neanche rendersene conto. Cioè tutta la nostra digestione, gli svuotamenti intestinali, gli svuotamenti urinari avvengono naturalmente, neanche li facciamo anche di corsa, diciamo, mangiamo di corsa, andiamo di corsa, diciamo, alla toilette, eccetera. Invece per i bambini vanno controllati, monitorati e fatti artificialmente, ed è H24. Grazie per questa tua testimonianza. Mentre parlavi mi venivano in mente due cose. Una è una complessità
sulla diagnosi di queste patologie e quindi della successiva presa in carico, che mi sembra di intuire sia non alla portata, date le differenze individuali, di tutti i centri, non solo per la difficoltà della patologia, ma anche per la interrelazione che deve esistere necessariamente con la famiglia e quindi la formazione delle mamme. Ho sentito parlare di mamme più che di famiglia, e quindi di chi poi si prende materialmente cura del bambino a casa. E quindi ripasserei la parola ai nostri due illustri ospiti dell'ospedale Bambino Gesù, proprio per raccontarci se e come questa diagnosi viene fatta, e viene fatta in maniera uniforme in tutta Italia, e quali sono i percorsi che magari il Bambino Gesù come ospedale di eccellenza ha messo in atto proprio per poter utilizzare questa manodopera casalinga, per renderla professionalizzata e in grado di gestire apparecchiature che non sono proprio di uso quotidiano. Grazie, perché avete sollevato in effetti diciamo alcuni punti critici. Intanto la diagnosi. La diagnosi è molto complessa, soprattutto l'iter, e quindi la modalità di presentazione della malattia è piuttosto subdola, quindi complessa da interpretare sia per i sintomi che per i segni. Sono bimbi che molto spesso arrivano in cattivissime condizioni generali al pronto soccorso, dovuti proprio a dei quadri di subocclusione intestinale importanti, quindi caratterizzati anche da malnutrizione, caratterizzati da una diselettrolitemia. Sono bambini molto spesso defedati, con uno scarso accrescimento, i dolori addominali, la distensione addominale, il primo sintomo d'allarme che può essere proprio il vomito biliare, perché appunto i succhi non riescono ad andare giù. Quindi diciamo che i sintomi sono, è sempre un quadro piuttosto complesso e piuttosto importante. Tutto questo ovviamente va integrato di supporto, ci sono sempre gli esami radiologici anche, e quindi sono bambini che andranno incontro sicuramente all'effettuazione di una diretta dell'addome, ad un transito intestinale, alla scintigrafia, non di meno alla manometria, che è proprio un esame, seppur invasivo, è un esame molto importante perché studia proprio la motilità dell'intestino e quindi ci consente di capire come si muove. Quindi diciamo che anche il percorso per riuscire a fare diagnosi non è immediato, è un percorso piuttosto lungo, ed è in questo percorso che noi cerchiamo anche un po' di far metabolizzare, come giustamente ha anticipato la signora, quelli che saranno gli step della patologia, che quindi una patologia cronica. Quindi diciamo che il primo concetto da metabolizzare è quello che è un problema con cui bisogna imparare a vivere, appunto la cronicità della malattia, che non diventa più in età pediatrica unica del paziente, ma di tutta la famiglia. Ha detto bene la signora che non si manifesta, diciamo, in tutti i bambini allo stesso modo. È ovvio che è un tipo di trattamento che va personalizzato, che va un po', noi diciamo, utilizzando un termine inglese, tailored sul paziente, va ritagliato appunto addosso al paziente, perché non tutti rispondono alla stessa maniera agli stessi farmaci, non tutti presentano le stesse caratteristiche. Diciamo che e non tutte le famiglie diciamo gestiscono e hanno una compliance ai trattamenti allo stesso modo. Stiamo cercando da tanto tempo, diciamo che l'ospedale in questo ci aiuta molto, proprio perché appunto è una, diciamo una malattia altamente che necessita di un team multidisciplinare e quindi necessita di varie figure che si integrino tra loro, che quindi riescano in qualche modo a confrontarsi e a gestire insieme il problema. È per questo che cerchiamo sempre di centralizzare il più possibile le malattie croniche verso centri che se ne possono occupare a tutto tondo. Ed è da tempo, adesso insomma introduco un po' il dottor Federici, che stiamo cercando di avviare dei percorsi proprio per poter dare delle nozioni alle famiglie, ai genitori, per poter gestire anche, diciamo, le forme più complesse. Sì, in realtà grazie. E la Presidente Ornella, quando ha accennato a come è nata la sua idea di creare poi che dintorni,
accennato lo stimolo che io insieme a tutti i miei colleghi hanno sempre fatto. In realtà io non ho fatto altro che coinvolgerla in quello che noi chiamiamo apprendimento e stimolazione, e che è l'idea di vedere le famiglie, i pazienti e le associazioni che le seguono perlomeno una, se non due volte l'anno, incontrarli e spiegare come attraverso la simulazione si può imparare a cambiare una sonda gastrostomica e quindi non dover andare in ospedale in piena notte se si rompe, o prendere un aereo dalla Sardegna per arrivare a Buenos Aires perché si è sfilato in sondino. Quindi, iniziando a lavorare su apprendimento e simulazione, abbiamo capito due cose importanti. Una, che bisogna incontrarsi, bisogna spiegare, bisogna parlare, e la seconda, che bisogna essere, ma lo dice la stessa parola di quello che vedo dire il banner, che vedo dire voi, uniamo, cioè bisogna essere uniti, bisogna essere in tanti, perché, come ha detto Ornella, la Presidente, il numero, sono malattie che hanno pochi numeri, quindi impattano moltissimo sulle famiglie, ma poco sulla società, perché i numeri della policlinica pediatrica in Italia sono bassissimi. Quindi uniamo, apprendiamo attraverso la simulazione, ma ancora di più noi dobbiamo cercare di spiegare, di diffondere il più possibile alcune informazioni, perché è vero che le patologie come la POIC vanno centralizzate, come diceva la dottoressa Faraci, e quindi va centralizzata la cura, ma per centralizzare la cura chi vede per primo il paziente deve capire di che si tratta e centralizzarlo lui, perché l'ospedale non voglio dire nord, sud, centro, ma di un piccolo paese che ha magari un piccolo ospedale provinciale, o non ha certamente le possibilità di gestire una pseudostruzione, ma il fatto di conoscerne l'esistenza fa sì che non vengano trattati subito in un centro che non conosce bene tutte le procedure, ma vengono riferiti ai cosiddetti centri di riferimento. Questo è il percorso più difficile, perché la prima manifestazione di una pseudostruzione di una POIC non è altro che un bambino occluso. Allora, se il chirurgo generoso dell'ospedale piccolo si arma e lo opera, non troverà niente con cui salvarlo. Quindi leverà qualcosa, ma farà una piccola prima operazione, poi ne avrà una seconda, una terza, finché qualcuno capirà che è una patologia che deve essere centralizzata. Quindi ritengo molto importante unirsi, come diceva la Presidente, per informare, per essere una forza che ha capacità di informare e diffondere la conoscenza, perlomeno, dell'esistenza di alcune patologie rare. Grazie mille per queste osservazioni, che potrei estendere alla quasi totalità delle patologie rare, perché parliamo di rarità su 8.000 patologie, sappiamo sono 2 milioni e 2 o 3 milioni e mezzo i pazienti in Italia, ma le trasversalità dei bisogni sono veramente molto grandi rispetto a quello che è la conoscenza, i segni e sintomi di cui parlava lei, no? Se di fronte a un bambino occluso noi sospettassimo, al di là di quello che può essere una causa passeggera, una patologia più grave, ci metteremmo subito in contatto con qualche specialista e magari eviteremmo un iter diagnostico che può essere anche lungo e doloroso, visto il fatto che poi qui si parla di operazioni chirurgiche, non certo altro tipo di terapia. Ripasserei ad Ornella per chiedergli, proprio alla luce di queste ultime osservazioni, no? Quindi della difficoltà della diagnosi, ma anche della difficoltà della gestione di cui parlavi all'inizio, di un bambino con la POIC, e della necessità quindi da un lato di diventare quasi infermiere del proprio figlio e di dover accettare quella cronicità di cui parlava la dottoressa prima, no? Del fatto che è così e sarà così, almeno che fino a che non ci sarà una cura definitiva che tutti auspichiamo precoce, ma fino ad oggi non è stata ancora trovata.
Che effetto ha questo sulle famiglie? Cioè, come reagiscono a questo impatto così dirompente di una patologia che tu stessa hai detto ha un impegno H24? Beh, io più che impatto parlerei di terremoto. Arriva in casa un terremoto e spacca le famiglie. Questo è quello che mi sento dire proprio di getto, perché è così. Bisogna iniziare a convivere con un mostro che entra in casa, a imparare a gestirlo, e bisogna iniziare a imparare, oltre alla gestione, a intercettare alcuni segnali, perché io in maniera molto semplicistica, mi permetto di dirlo e mi scuso con i medici, io dico, si sa che l'intestino è il secondo cervello. Se l'intestino smette di funzionare, purtroppo vanno in tilt tutta una serie di altri valori che, scompensandosi, mettono a rischio il bambino, la vita del bambino. Quindi c'è uno stress nella gestione organizzativa di tutto quello che c'è per, no, far andare avanti questa macchina che è l'intestino, accompagnato sempre di nascosto da una paura di questi scompensi improvvisi che dobbiamo imparare ad intercettare. E si impara con il confronto con i medici, con il bambino che cresce, perché non ci dimentichiamo che il bambino a 0 anni di vita non è in grado di mostrare delle sue difficoltà, e crescendo invece anche il bambino inizia a intercettare un qualcosa che non va bene. Quindi cioè è una formazione, diciamo, a 360 gradi per tutti. Si continua sempre di più a imparare, si continua sempre a migliorare e si cerca di prevenire, anche se non è detto, prevenire queste crisi che mettono a rischio, diciamo, il bambino. Importante anche, mi riallaccio al discorso dei centri che non sono specialistici ma sono di provincia, diciamo così, che sia nel riconoscere la patologia, quindi potrebbero fare un danno sul danno, come diceva il dottore Federici, che in buona fede, non riconoscendo la patologia, ovviamente intervengono e peggiorano la situazione. E quindi, quando tu mi hai fatto la domanda, quali sono, che cos'è che ha fatto nascere l'associazione, quelli sono i motivi che hanno fatto dare vita all'associazione, per cui io sono contenta. Ma l'associazione, vivendo, si sta rendendo conto che ci sono altre necessità da fronteggiare, e che appunto far condividere e far conoscere la patologia anche nella provincia, mi ripeto, come ha detto il dottore Federici, per evitare danni su danni. Quindi magari riuscissimo, e il primo passo lo stiamo facendo con il primo convegno internazionale che avverrà ad aprile, mettere a confronto più medici possibili per far conoscere la patologia. E questo è un circolo virtuoso, lo riconoscono i medici, le famiglie anche di provincia non devono spostarsi, iniziano a riconoscere i segnali, sono supportati anche loro più da vicino, e si potrebbe anche migliorare questa gestione, che ha uno stress organizzativo tremendo. E in tutto questo non ci dimentichiamo una cosa che io ci tengo particolarmente, che è una patologia nascosta, che non è visibile, non è compresa anche da chi ci sta vicino, anche dalle persone che ci stanno più vicino, perché una maglietta, un maglione, un vestitino copre tutto, ed è un po' lo smacco, diciamo. Da una parte è un vantaggio, perché il bambino, da un punto di vista relazionale e sociale, se ben indirizzato, può vivere una vita, diciamo, sociale normale. E, scusate il termine normale, ma è così. E d'altra parte c'è lo smacco della mancata comprensione, nella difficoltà che c'è quotidianamente. O anche nella gravità della patologia. Non viene capita la gravità della patologia, perché è nascosta. Grazie Ornella per queste ulteriori parole che delineano, mi sembra, quella che è una patologia complessa e che abbiamo visto in questa breve chiacchierata che abbiamo fatto oggi, come abbia necessità di essere meglio diagnosticata, e rispetto ai sintomi che ha, probabilmente la diagnosi, se fosse semplicemente più conosciuta, sarebbe anche relativamente facile, perché dicono occlusione intestinale non è che si vede tutti i giorni, e quindi forse un sospetto diagnostico potrebbe essere meglio stimolato. Necessità di supporto alla famiglia nella gestione, chiamiamola così, tecnica della patologia, e quindi necessità di una formazione
di un certo tipo con il controllo e la necessità di essere da soli proprio perché la distanza dal centro di competenza è spesso tale che non consente una possibilità di confronto nell'arco di un'ora, due ore, tre ore, ma il professore ha parlato di Sicilia che viene verso il Bambin Gesù, quindi le distanze sono incolmabili. La difficoltà per le famiglie di far comprendere il dramma che vivono dovuto al fatto che la patologia è spesso invisibile, quindi la difficoltà anche di far capire la gestione quotidiana e probabilmente anche una gestione con i fratelli o le sorelle rispetto a quello che è il piccolo bambino che ha bisogno di così tante attenzioni e cure. Le difficoltà di relazioni familiari dei coniugi, perché una malattia rara provoca sempre una frattura all'interno della famiglia. E la necessità poi di procedere oltre con la ricerca perché possa dare delle soluzioni sempre migliorative rispetto alla qualità di vita, se non curative rispetto alla patologia. Quindi io vi ringrazio per questi accenni che voi avete fatto, vi lascio la parola per un'ultima battuta per ciascuno di voi per poi passare alla conclusione nell'attesa appunto di tutti questi cambiamenti che vorremmo vedere il prima possibile. Quindi professore, a lei per primo la parola e poi andiamo a concludere. Grazie, grazie davvero. Abbiamo condiviso molto sull'ostruzione intestinale cronica con la famiglia Palmitelli, abbiamo visto tante cose e superato tante cose. Credo sia importantissimo, vorrei ripetere, unire, quindi avere una forza per essere ascoltati, parlando di queste patologie così rare. Importante è insegnare con la simulazione a fare piccoli gesti che possono essere di grandissimo aiuto. Non tutti hanno lo skill della presidente dell'associazione, poi che è più capace di me di fare alcune cose. E bisogna insegnarle e poi diffondere il concetto di una malattia così importante. Prego. No, anch'io vi ringrazio, insomma, intanto per questo confronto che è sempre molto utile, anche da parte nostra, perché comunque anche per noi è veramente difficile convivere con queste patologie, fare di queste diagnosi, cercare di stare vicini quanto più possibili alle famiglie e cercare di essere sempre reperibili, di dare una mano quando è possibile, di prevenire quelle che possono essere le complicanze e quindi ulteriori occlusioni. È una malattia che ci ha fatto studiare tanto. Personalmente mi ha fatto sfogliare il libro di pediatria nuovamente. E siamo cresciuti insieme ai nostri pazienti anche noi e abbiamo imparato tanto su questa malattia anche dai pazienti. E quindi la speranza è sempre quella appunto di trovare qualcosa che ci dia un barlume di speranza in una soluzione, in una terapia, come diceva prima la signora. Ultimamente porto un po' l'esempio della fibrosi cistica, sono usciti adesso dei farmaci che sembrano essere quasi miracolosi. Spero che finalmente si arrivi anche per questo tipo di problema a qualcosa che gli aiuti un po' di più rispetto a quello che stiamo facendo, che ci sembra sempre poco perché insomma ci piace tanto vederli poi in ambulatorio felici, con un bel sorriso sulle labbra, però insomma sappiamo che c'è tanto altro dietro, come ci siamo detti in questa chiacchierata. Grazie. Ornella? Allora, io che dire, mi riallaccio a un paio di parole dette da voi e alla parola del dottore Federici, che insegnare, no? Cercare di insegnare alle famiglie il più possibile. L'insegnamento noi come associazione lo rimettiamo ai medici, ma sicuramente noi stiamo già facendo da aprile scorso degli incontri con delle mamme, perciò io dico mamme, ma in realtà dietro c'è sempre una famiglia, e facciamo, diciamo, più che insegnamento, una diffusione di informazione, c'è un confronto, c'è una crescita, ci si supporta a vicenda e ci si danno anche dei consigli su degli escamotage giornalieri per superare quell'impasse che può capitare nella gestione di questi presidi. Quindi formazione, noi per il momento come associazione stiamo facendo informazione e condivisione, che mi sembra già un passo grande
grande e stiamo avendo, onestamente ne sono molto contenta, stiamo avendo molta attenzione da parte delle mamme e interesse, cioè mi chiedono quando si può fare un altro incontro, quindi vuol dire che un qualcosa di sostanzioso lo riconoscono in questa cosa. E poi volevo... collegarmi e volevo chiudere con una cosa importante per me, perché per me come mamma, per me come associazione, per tutti quanti, perché i pazientini di oggi che sono bambini un giorno saranno adulti. Quindi il percorso è lungo. Noi come associazione dobbiamo guidare tutti a fare questo passaggio, perché io qui faccio anche uno chapeau ai medici che ci hanno sempre seguito e hanno sempre saputo che dietro un pazientino c'è tutta la famiglia. Ma questo pazientino un giorno diventerà un adulto, non avrà questo tipo di trattamento, sarà trattato come adulto e dovrà essere forte di andare in un ospedale consapevole di qual è la sua patologia. Quindi questo è un passaggio importante che ci deve essere il nostro, un altro degli obiettivi dell'associazione, guidare nella crescita. Questo... Grazie, grazie Ornella, grazie al professor Federici, grazie alla dottoressa Faraci, grazie per questo incontro. Abbiamo imparato qualcosa di più sulla pseudo-ostruzione intestinale cronica pediatrica e vi do appuntamento alla prossima puntata di Chiacchierare. E grazie a tutti. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie.